Ecco, ti dà la Buongiorno. presentazione. Buongiorno. Allora, Barros, Presente. Cerisola. Allora, io partecipo alla riunione, ma non sono presente, quindi non posso neanche chiedere la giustifica. No, Ah, quindi non ti metto in presenza. metti solo che il consigliere Cerisola, non è formalmente presente pur partecipando alla riunione. E in questo caso, siccome sei membro, sei presente o non sei presente? Formalmente non sono presente, sì, però partecipo alla riunione, Posso registrare questo? assisto alla riunione. Ma non posso scrivere di Ascolta, assistere. copia quello che scrive Maria Mattioli negli verbali precedenti. Scrivere quello che vuole, ma non si fa in questo modo, nel senso che se tu sei membro della commissione o sei presente o non sei presente. Non sono presente. Ok, corrente, Presente, giustifica, grazie. Cuoci, De Presente senza giustifica, grazie. Iulis, Lepidini, Presente senza giustifica, grazie. Busso, Buongiorno, presente. Papà, presente, Pallarico. presente. Perfetto. Ok, grazie a tutti, grazie Elena. Allora abbiamo il verbale del 27/8/2020. Allora, il verbale del 27 agosto non è caricato sul canale della piattaforma, però ho trovato il precedente, quello del 6, mi sembra, il 6. Che facciamo? Correggiamo quello là, non è un problema. Se siete tutti d'accordo, correggiamo questo, cioè inseriamo questo come verbale da approvare. Ok, lo vedete anche voi quello del 6 agosto? Sì. Allora, adesso scrivo che la commissione decide. Allora, lo state leggendo? Io l'ho letto, per me va bene. Allora, Caterina, io ho un paio di piccolissime correzioni. Pagina 1, penultima riga. Sì. Bello, allora, penultima riga. consigliere corrente. Pagina 2. Pagina 1? 2, scusami, sì, pagina 2. Allora, Penultima riga. eccoci. Il consigliere corrente ringrazia RSM. Sì, ringrazio l'SM e ricorda, non ma, e ricorda che Ricorda. la linea 049 non percorre più via della solforata, c'è un fa e manca la finale, via della solforata. Solforata? Solfarata, manca Solfarata. la finale Sì. e c'è un più fa via nella sola quel fa va via chiaramente. Bene. Mentre è lo 048, mentre lo 048 arriva a Santa Paloma, va bene così. Sì. Perfetto. Altre osservazioni? No, le mie Sì, no. Giulio, vorrei un aiuto Dica. perché all'ultima riga io Quando? non mi ricordo bene cosa di quale verifica ho chiesto, perché qua dice sorpassato Ah. il cavalcavia di Via di Decima, ma Via di Decima c'è un sottopasso, non c'è un cavalcavia. In che senso? Si tratta di Via Sabatini e non di Via di Botta. Riguardo cosa stavamo parlando? Allora, in questione della rappresentazione di essere operato in In questo momento non mi viene proprio in mente, perché Via Ribotta è da una parte e Via certo, Sabatini è dall'altra. Diciamo c'è la grande rotatoria,
di via di Decima, dove poi andando quindi dove c'è il centro sportivo, insomma, e poi c'è di nuovo l'altra rotatoria, poi a sinistra si va via Ribotta. Invece dall'altra parte, quindi riprendendo via di Decima, si va verso via Sabatini. Ma non c'è un cavalcavia, certo. Un cavalcavia. E non so di quale verifica tra le tante che ho chiesto, insomma, perché io mi ricordo che la verifica che, cioè la verifica, la cosa di cui mi lamento, per esempio su via Sabatini, è il discorso che con la nuova striscia pedonale, insomma, ci può essere un problema per le persone che devono parcheggiare eventualmente, o comunque devono recarsi all'ASL, ecco questo, insomma. Per non parlare poi della pericolosità che ho rimarcato con i parcheggi, meglio eliminarli in direzione dell'EUR su via dell'Oceano Indiano. Ecco, questo io sicuramente ho sempre rimarcato, però questa cosa qui non me la ricordo, quindi potremmo anche cancellarlo, perché non vedo legata a nessun cosa di prima. Perché non c'è nessun riferimento precedente. Sopra, sì. Se per voi non è un problema, per me si può cancellare, perché probabilmente è troppo stringato. Tanto, ripeto, io le mie lamentele le faccio in continuazione, non è che se me ne scompare una da un verbale succede nulla, insomma. Come? Che facciamo? Inseriamo qualcosa, Paolo? No, possiamo anche levarla, tanto ecco, ho ripetuto anche adesso, no, le cose che ultimamente nella zona, insomma, sono più importanti, perché non ricordo proprio, dopo un mese circa, non ricordo proprio di cosa stavamo parlando. Quindi dimmi, che devo fare? No, possiamo tranquillamente toglierlo, perché ripeto, il cavalcavia di via di Decima, praticamente io credo che c'era riferimento al punto in cui si sale, c'è una salitella dove c'è la rotatoria che, andando a destra, si va verso un altro pezzo di strada con un'altra rotatoria che poi porta a via Ribotta. Invece, continuando su via di Decima, si arriva a via Sabatini. Però non capisco a cosa era legato, ecco, questo è il... Lo vuoi togliere? Sì, lo... Quindi io intervento, il consigliere Mancuso domanda una verifica, poiché a suo parere... Sì, perché non mi ricordo a che cosa era legato. Lo cancelliamo? Sì. E poi la linea di sopra, capolinea, è scritto capoliena. Ma è una... Questa cosa la tolgo, quindi, Mancuso, va bene, sei d'accordo? Sì. Sì, allora. Sì, tanto io ripeto, non è che... Anzi, in genere io parlo pure troppo, quindi figuriamoci, insomma, meglio ancora. No, poi la riga sopra c'è scritto capoliena, involontariamente. Poi sopra l'intervento del consigliere corrente, c'è il rappresentante di Roma Servizi, riferisce che non si occupa di questi temi, disse che non è lui che si occupa di questi temi. Cercare un attimo. Dunque, il consigliere corrente, il rappresentante riferisce che non è lui che si occupa di questi temi. Che non è lui a occupare, che si occupa di questi temi. Tutto il resto è uguale. Si occupa di questi temi. Il rappresentante ribadisce che non è lui che si... Ok. Altre osservazioni? Io nessuna. Per me va bene così, sono cuoci, sì, va bene. Ora va bene, grazie. Va bene. Lo date sì, per... Una cosa, magari... No, sì. Io semplicemente... magari è chiarissimo quello che dice la polizia locale, perché quando dice... anche loro hanno appurato che via Ardeatina è priva di marciapiedi e sono a conoscenza del passaggio ad alta velocità. Nel senso che sappiamo sono le automobili, insomma, che probabilmente va benissimo, si capisce, per carità, però insomma magari potevamo... Anche per me va bene il verbale. Sì, perfetto, comunque sì, grazie.
Quindi lo no, approvate... più che automobili, mezzi pesanti. Dove sta? Dove siamo? Sì, aspettiamo così alle pedine. Che non so allora ci possiamo aggiungere mezzi pesanti? A che punto, per favore? In quale punto siamo? Allora, seconda pagina. Per me. Seconda pagina, sì. La parte sotto è la terz'ultimo capoverso, il secondo periodo della polizia locale. Polizia locale, anche loro hanno appurato? Sì, che vi prima di marciare sono a conoscenza del passaggio ad alta velocità dei mezzi pesanti, giustamente ricordava bene il consigliere Bosch. Dei mezzi pesanti, quindi. Sì. Dei mezzi pesanti. Perfetto. Grazie. Lo approvate? Per me va bene. Sì, se non ci sono altre correzioni, per me va bene. Ok. Allora, Caterina, possiamo approvare il verbale, grazie. Approvato. Perfetto. Questo okay. Lo vediamo. Allora, nel secondo punto c'era la redazione del documento, se non vi ricordate, per il dirottamento, per la messa in sicurezza della fermata o delle due fermate di Borgo Sorano. Chiaramente manca anche insomma l'assessore Drago che ci può dare, perché lui ha cercato questi giorni di sentire i proprietari dell'hotel sulla Colombo, per capire come chiedeva, non so se era Massimiliano che l'altra volta ha posto il quesito, se c'era la possibilità che quel immobile, quell'hotel, potesse ritornare insomma alle attività originali, quindi e poi ricrearsi di nuovo il problema. Però l'assessore ha cercato anche il presidente del municipio, da quello che so io, che l'ho sentito l'altro giorno, non era riuscito a mettersi in contatto con... diciamo il proprietario dello stabile, dell'immobile. Quindi alla luce di tutto questo comunque il problema di Borgo Sorano rimane ed è un problema che persiste, e quindi secondo me anche alla luce, non penso che riaprirà quell'albergo poi soprattutto con quelle finalità di prima, però anche se fosse, secondo me come commissione e per la situazione di Borgo Sorano, avendo a disposizione questi soldi, secondo me, poi è una domanda che chiedo a tutta la commissione se potete darmi una mano, secondo me è giusto dirottare quei fondi a Borgo Sorano, che è una situazione insomma drammatica che tutti conosciamo, quindi lascio un po' spazio agli interventi per tutta la commissione. Prego, assolutamente. Sono prego. Voci. No, volevo prego. Dire che per me va bene diciamo lo storno dei fondi da quella fermata sulla Colombo al Borgo Sorano, però diciamo nel dubbio rispetto diciamo alla funzionalità dell'albergo, io metterei comunque di prevedere il rifinanziamento della fermata della Colombo nel 2021, in modo tale che comunque non è una cosa breve che va fatta, perché adesso è chiuso e via discorrendo, però magari nel 2021 c'è la necessità, fra che ne so, sei mesi, un anno, e così ci teniamo aperta la porta, insomma, cioè di spostarli per quest'anno e di fare subito Borgo Sorano e di prevedere il finanziamento di quella fermata nel 2021. Io la girerei così, nel dubbio. Poi per me va bene, come ho detto. Va bene. E sì. Giulio, così sì, no, in parte Maurizio, il consigliere Cuoci, mi ha anticipato, perché al di là che è un aggiornamento ulteriore rispetto alla richiesta di informazioni che l'assessore Drago ha fatto, perché hanno scritto una lettera con il presidente alla proprietà dell'immobile per conoscere eventuale interesse o volontà di ristrutturare appunto l'immobile in questione. Fermo restando che anche se avvenisse la ristrutturazione e l'edificio venisse nuovamente dedicato all'emergenza abitativa, i tempi non sono immediati, quindi insomma, come già abbiamo discusso la volta precedente, per cui secondo me appunto anche si potrebbe appunto indicare che va bene appunto lo storno dei fondi finalizzati a invece un'emergenza immediata, che è questa di risolvere il problema della fermata di Borgo Sorano, nelle more appunto di un eventuale rifinanziamento della fermata di via Cristoforo Colombo, nel momento in cui si subentrasse l'esigenza di una nuova funzionalità
della struttura per emergenza abitativa. Quindi poi sulla data non so se 2021-22 quando potrà essere, però ecco, valutare, cioè non precludere la possibilità che quella fermata, se ritorna funzionale all'utilizzo dell'immobile per l'emergenza abitativa, venga rimessa in sicurezza. Grazie. Buongiorno, scusate il ritardo. Assessore, benvenuto, welcome. Buongiorno a tutti, ciao. Sì, dicevo, anticipavo insomma quello che ci eravamo detto l'altro giorno, quindi ora lascio la parola all'assessore. Assessore, stiamo insomma parlando, lei già sa, stiamo parlando della situazione di Borgo Sorano, dei fondi da deviare, quindi se le lascio un attimo la parola, prego. Sì, grazie. Allora, per quanto riguarda l'iniziativa di riprogrammare questi fondi, diciamo, nasce dal fatto che Roma Servizi Mobilità ha chiesto urgentemente di inviarle una lettera a firma del municipio. Io ho sentito la commissione, il consiglio e la giunta per sottolineare la mancanza d'urgenza dell'intervento. Perché? Perché è un intervento abbastanza complesso, perché si trova appunto su una strada a veloce scorrimento e in assenza totale di un marciapiede che consenta di avere di dare sicurezza a un'eventuale fermata, e per cui i lavori per una pedana e per l'istituzione di una fermata regolare sono lavori abbastanza costosi. Si parlava di una cifra intorno ai 100.000 euro. Siccome noi l'avevamo richiesta e Roma Servizi Mobilità, sentito il dipartimento, fatto il progetto, li aveva messi in conto questi fondi, hanno urgenza di sapere se se sussista appunto l'urgenza di realizzare il progetto o meno. Anche alla luce, diciamo, che nella mail che ho ricevuto da parte di Roma Servizi Mobilità, anche alla luce di un'eventuale di una riprogrammazione, cioè dire, se questa fermata non vi serve, noi ristorniamo questi fondi per altre fermate che sono in programmazione, quindi per la regolarizzazione o l'istituzione di nuove fermate. A questo punto io ho pensato di sentirvi perché, poiché erano fondi stanziati per il nostro territorio, che come gli altri territori ha bisogno di interventi di questo tipo su vari, in vari quartieri, insomma, in diverse situazioni, e essendo io come voi a conoscenza della situazione di Borgo Sorano, mi sembrava giusto rispondere, dato che aspettano una lettera da noi, quindi aspettano un Roma Servizi Mobilità si aspetta una lettera che richieda la non realizzazione, quindi il venir meno della necessità di realizzare quella fermata. Mi sembrava giusto contestualmente richiedere però che la riprogrammazione dei fondi fosse nel nostro territorio, perché una volta che loro recepiscono la mancanza di necessità dell'intervento, poi lo riprogrammano in base alle loro esigenze, in base alle priorità stabilite da Roma Capitale. Ora, noi di priorità ce ne abbiamo, io ne ho individuata una, anche grazie a voi, che è abbastanza urgente, quella di Borgo Sorano, e quindi mi sembrava giusto rispondere al Dipartimento, a Roma Servizi Mobilità, dicendo che non c'è più quell'urgenza perché è venuta meno l'emergenza abitativa in convenzione di Roma Capitale con il Parco del Costanza, però ne abbiamo altre di esigenze. Quindi, poiché siamo un territorio in cui l'emergenza abitativa è presente, e in particolare a Borgo Sorano non solo è presente, ma il discorso del trasporto pubblico locale è particolarmente sentito ed è strategico, in quanto è un insediamento abitativo isolato da ogni servizio, poteva essere, diciamo, un obiettivo della riprogrammazione economica del Dipartimento e di Roma Servizi Mobilità. Quindi ecco, vi ho proposto di rispondere a Roma Servizi Mobilità e al Dipartimento che là non c'è più l'urgenza, almeno dal punto di vista pubblico. Adesso poi vi dico anche dal punto di vista privato,
però richiedendo che questi fondi possano essere reinvestiti nel nostro territorio, diciamo, era un po' questa la logica. Per quanto riguarda la parte privata, io il Presidente siamo riusciti, abbiamo scritto ieri alla società SRL Valle Giulia, c'è anche il Presidente Barros per copia conoscenza, chiedendo appunto a questa società, che è quella che gestisce il plesso, come richiesto poi dal consigliere De Iulis, di sapere se loro hanno a medio o a breve termine l'intenzione di riutilizzare questo plesso. Appurato il fatto che Roma Capitale non ha rinnovato la convenzione con i proprietari del plesso per l'emergenza abitativa e che questa non verrà probabilmente riattivata, dato che mi è stato detto dal Dipartimento Sociale opzionare altre scelte, rimane il privato. Noi gli abbiamo scritto, vi faccio vedere adesso la lettera che è stata scritta, è questa qui, indirizzata appunto a Valle Giulia, SRL, avendo appreso che l'hotel Parco Stanza non sarà più adibito a residenza per inquilini in stato di emergenza abitativa, in convenzione con Roma Capitale, dovendo la nostra amministrazione decidere in merito alla realizzazione di un impianto di fermata per bus di linea in via Cristoforo Colombo, altezza Gra, in direzione Ostia, all'altezza del plesso in oggetto, avremo bisogno di sapere se vi sia l'intenzione da parte dei proprietari di utilizzare nel breve o medio periodo l'edificio in oggetto a fini residenziali e o ricettivi. Quindi entriamo nella sfera privata, che tra l'altro diciamo è un'accortezza che noi usiamo, anche perché c'è stata chiesta in commissione, in questo caso dal consigliere De Iulis, ed è stata anche approvata da voi, diciamo, supportata da voi, quando in realtà, diciamo, ecco, noi l'interesse c'era in quanto c'era un'emergenza abitativa di natura pubblicistica, cioè là c'era un interesse di Roma Capitale in quanto quel plesso era in convenzione adibito a inquilini in emergenza abitativa. Abbiamo fatto un ulteriore passaggio, adesso aspetteremo la risposta, però nelle more di questa risposta lo stato di fatto è che quel plesso è in condizioni talmente, come dire, gravi, che immaginare una ripresa delle attività al di fuori dell'emergenza abitativa, io credo, suppongo, insomma, salvo miracoli, qualche anno passerà. Tra l'altro, ripeto, è un'agenzia che si occupa di quel plesso, in quanto i proprietari sono molteplici, per cui poi bisognerebbe, credo, metterli anche d'accordo su un eventuale utilizzo del plesso. Quindi noi stiamo facendo, è un'accortezza in più che stiamo avendo, però insomma, nelle more di una risposta che potrebbe arrivare già domani, ma potrebbe anche arrivare tra un mese o non arrivare, io credo che potreste esprimervi dando un orientamento sul riutilizzo eventuale di questi fondi per Borgo Storano, se siete d'accordo, ovviamente. Grazie Assessore. Sì, penso che siamo tutti d'accordo sul dirottamento di questi fondi per la situazione che conosciamo tutti di Borgo Storano. Chiaramente vorrei sentire anche tutti i consiglieri e poi capire anche in che modo fare tutto questo, con un documento, con un atto, con una risoluzione, insomma, capire anche in che modo fare tutto questo. Mariano De Iulis, sei arrivato? Buongiorno Massimiliano. Sì, è arrivato adesso. Okay, sì, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Sì, ho ascoltato quello che hai detto. Prego Massi. No, non mi ero prenotato, solo salutato perché sono arrivato adesso, grazie. Ok, quindi Giulio, Drago, insomma tutta la commissione, in che modo possiamo fare, che tipo di documento si può fare per andare a fare tutto ciò? Facciamo una risoluzione di commissione e poi la votiamo, la prendiamo così, penso l'atto più ufficiale, cioè... È quello meno veloce, la mozione è più rapida, ma è meno forte, insomma. Facciamo una risoluzione di commissione. Io propongo di fare una risoluzione di commissione. Va bene. Gli altri commissari? Su Inter, insomma. C'è Cerisola che si prenota. Prego, Presidente Cerisola. Sì, sono d'accordo anch'io a fare la risoluzione per un atto sicuramente più forte.
e poi è la naturale conclusione dell'istruttoria della commissione, altrimenti se facessimo una mozione la commissione potremmo anche chiuderla, perché se l'atto arriva in consiglio senza l'istruttoria è inutile che ci sia la commissione che deve fare l'istruttoria. Quindi sì, stiamo analizzando, e quindi la risoluzione mi sembra lo strumento più congeniale e, ripeto, anche più forte. Grazie. Ai fini del verbale, la verbalizzante può scrivere intervenuto cittadino Cerisola, non so, quello che scrive va bene, insomma, l'importante è che sia riportato la mia affermazione, grazie. Non facciamo nulla, decidiamo che vogliamo fare. Se sei membro della commissione, o mettiamo che sei presente e parli, oppure assisti, ma come se non ci fossi. Perché non è che sei un consigliere che non è membro della commissione e quindi interviene, e scriviamo interviene il consigliere X. Tu sei membro della commissione, quindi non posso mettere che non sei presente, però poi ti inserisco nel verbale. O sei presente o non sei presente in questo caso, capito? Qual è il problema? Sì, io non ci io sono. Io posso dire che concordo con il cittadino Cerisola su ciò che ha detto, faccio mie le sue parole. Ecco, ok. Sì, le ripeto, insomma, che è importante la risoluzione in modo tale che si possa appunto definire tutto l'iter che è stato fatto, insomma, dell'istruttoria, e far esprimere poi tutto il consiglio. Quindi si può dire tranquillamente che il consigliere Paolo Mancuso concorda col cittadino Marco Cerisola, che è intervenuto facendo sulle le sue parole, cioè, è quello che abbiamo detto. Questo, la commissione decide di redigere una proposta di risoluzione come atto più idoneo. Più efficace. Sì, se posso, sì, anche in quello che... Prego Massimiliano, prego. Sì, grazie. No, assolutamente la risoluzione è l'atto più idoneo, anche perché c'è stata fatta un'istruttoria, se non sbaglio, non abbiamo parlato almeno per tre commissioni, quindi è giusto che la commissione faccia il documento. Il discorso della mozione a cui si faceva riferimento, dice, beh, chiudiamo la commissione, chiaramente estremizzando il concetto, il cittadino Cerisola, però diciamo solo in rari casi è successo che magari è stato necessario fare una mozione per un particolare scadenza, e quindi non c'erano i tempi per farlo passare magari sia in giunta che in consiglio, e allora magari per motivi di urgenza è stato fatto, però non credo che sia questo il caso, ed è giusto che lo faccia la commissione, che giusto Cesare quel che dice, dare a Cesare quel che è di Cesare, insomma, dai. Grazie Massi. Allora direi, se siamo tutti d'accordo, possiamo anche andarlo a redigere adesso, insomma Caterina lo scrive e poi lo mettiamo anche in votazione anche in questa seduta, se per voi va bene. Scusate, dove lo scrivo? L'atto lo dovete scrivere voi e caricarlo sul canale. Ma che l'altra volta con Maria abbiamo fatto in modo diverso. Cioè, sono delle cose strane, perché noi dobbiamo avere una linea di condotta per tutte le commissioni nello stesso modo. L'atto della commissione lo redige la commissione, lo carica sul canale, noi lo scarichiamo e lo lavoriamo, come sempre è stato fatto. Non so che dirti, perché qua a livello di procedure non si è ancora capito niente. No, la procedura è questa, quello che so. Poi... Sì, sì, io questo l'ho capito, però la commissione redige il documento, lo carica sul canale, io poi lo scaricherò e lo lavorerò per quanto di competenza degli uffici, ma la risoluzione è un atto proprio della commissione che redige la commissione. Sì, sì, ma infatti quello lo decidiamo noi qua, il fatto che non essendo insomma in presenza, l'altra volta l'aveva scritto, avevamo dettato, l'aveva copiato, questa era l'aveva scritto. L'atto deve essere pronto, cioè lo dovete preparare e presentare in commissione, non è che lo redige la verbalizzante l'atto, la verbalizzante redige il verbale e poi lavora l'atto, la procedura è questa, poi non lo so perché qui... si sta stravolgendo un pochino, cioè la procedura è questa, è sempre stato fatto così, lo potete chiedere anche ai consiglieri che sono anni che lavorano qui con noi.
Sì, sì, quello si è capito, però noi comunque abbiamo fatto tutto questo, Caterina, in un momento di, che abbiamo usato la piattaforma, non penso che sia sempre usata la piattaforma, cioè, ma siamo fatti polemica, che non interessa fare polemica. Però va bene, mo cerchiamo il modo, grazie, non ti preoccupare. Io sto redigendo il verbale, capito? Non posso fare entrambe le cose. Scusate, solo per chiarezza, allora, se noi stavamo tutti quanti intorno a un tavolo, magari c'era la possibilità anche di scriverlo a mano e votare l'atto anche scritto a mano, non c'è alcun problema, insomma, purché sia leggibile e comprensibile. Dopodiché agli atti del verbale rimane quell'atto e poi la verbalizzante può anche redigere e mettere in bella, diciamo, l'atto che è stato votato. Non necessariamente deve arrivare bello stampato, perfetto, insomma, no? Perché può succedere. In questo caso, se noi riusciamo a magari c'è anche più difficoltà da parte di Caterina in questo momento riprendere tutti i pezzi, no? Per cui abbiamo fatto tre commissioni. Allora, se non riusciamo con un momento di sospensione a mettere qualche premessa, visto le commissioni, visto quello che ci ha detto l'assessore, visto che ci sono dei fondi disponibili che non possono essere utilizzati per l'ex, come si chiama, l'hotel, mi sfugge il nome, scusate, Parco del Costanza, perfetto. Visto tutta una serie di cose, si impegna la giunta, l'assessore, ad utilizzare i fondi per realizzare la fermata presso Borgo Solano. Allora, se noi riusciamo un attimo a sospendere e mettere diciamo a buttare giù qualcosa, magari Caterina è più facilitata, perché con la cosa a distanza magari lei potrebbe non aver chiaro tutto, tutte le cose come sono andate. Non so nemmeno se c'è stata sempre lei. Non c'è mai stata. Esatto, quindi in questo caso gli rimarrebbe un po' difficile. Quindi se riusciamo a fare una sospensione, a buttarlo giù, Presidente, altrimenti dobbiamo... Interrompiamo la registrazione, rimaniamo qua, dici così? Sì, o facciamo così, se c'è qualcuno che ha disponibilità, cioè magari qualcuno di noi che sta davanti a un computer fisicamente, sì, sospendiamo la registrazione, magari visto che c'è anche l'assessore che ci vuole. Mi potete aiutare?